Ok, rimaniamo nascosti perché, ecco, appunto, immaginavo stesse per accadere di tutto. Ah, non avevamo bullet time nonostante tutto. No, così non funziona affatto. Così non funziona affatto. Quindi vediamo, di armi non ci mancano. Guarda, ci hanno già tolto metà vita. Neanche sono arrivati. Come dicevo, questo sarà il livello veramente più difficile. E ci sarà poco da fare se non vedermi. Per quanto possa tagliare, non taglierò veramente sempre tutto. Non è che vi faccio vedere, vi farò vedere sempre un po' di morti e io che procedo, ma non taglierò mai abbastanza. Non so davvero quante volte potrò morire qui. E c'è poco da fare. Come stavo appunto dicendo, ci rendiamo conto, sì? No! No, non funziona neanche questo. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Allora, vediamo. Ha funzionato? Sono morti tutti e tre? Ok. Non ci basterà mai il bullet time per fare tutto quello che dobbiamo fare, vero? Mamma mia. No, ragazzo. No, 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 no. Ok, siamo riusciti a non sprecare bullet time in questa fase. Perché sì, ormai sono arrivato alla conclusione che pure il bullet time dobbiamo tenercelo il più possibile per le scene come quella adesso col fucile di precisione. Ah, lì ci sono cose che esplodono. Possibilmente in alto ci sono passerelle per cui ci potranno sparare. Ecco appunto, ma non può venire perché esplode se viene. E infatti si mette là. Io come sono esploso? Ah, mi ha direttamente sparato una bomba. Dimmi che non è così. Ok. Ah, qua era l'altro che esplodeva. Non è morto. Ok. Anche la doppia beretta e sperare di beccarli in testa non è una brutta idea. Ok. Non, mi ha preso. No, non posso utilizzare praticamente armi minori. E questo è il punto. Sono troppo complicati, troppo. Sì, ma ok, è inutile continuare a lamentarsi di quanto è difficile il gioco, ormai l'abbiamo capito. Cerchiamo di rigirare la cosa meglio che possiamo. Dietro, dietro, no? Chi altro era che mi sparava là dietro? Oddio, un colpo fortunato una volta tanto. Lì esplodono cose. Oddio, qui... No.
Ti dispiace se non sono d'accordo con l'utilizzo di bombe a mano sulla mia persona? Dov'è? Dov'è? Sto per fare una fine del sorcio. No, non dirmi... Ha tirato la bomba e si è ucciso correndo poi verso di me. Complimenti. Fantastico. Va bene. Che dire? Se ci viene offerto un regalo non possiamo che accettarlo. Di qui si sale, ma vediamo laggiù. Anche perché adesso ho utilizzato apposta un antidolorifico perché eravamo pieni. Nella speranza che ne trovassimo qualcuno, anche magari droppato da una di queste guardie. Granata. Ok, era comunque qualcosa. Ah! Nascosto bene. Bastardi che li nascondono. Comunque siamo tornati al massimo. Uno lì è sprecato. Oh, se tutto dovesse andare male. Cosa ho detto? Non ne vale la pena. Per prendere quell'antidolorifico mi sono distratto e ho dovuto sprecarne 4. Vabbè, diciamo che almeno uno adesso me lo posso andare a riprendere. Ma quanto sono bastardi davvero. Non faccio in tempo a dire che sono dei bastardi, che loro ti piazzano lì. Una cosa che onestamente non mi aspettavo. Ma è chiaramente un errore mio, perché loro ormai non hanno nascosto in nessuna fase del gioco quanto sono bastardi. È questo che mi fa rosicare. In realtà non do la colpa a loro, do la colpa a me. Salviamo. Ecco appunto. Sono stato ricolpito un'altra volta. Anche dietro è aperto? Ok, questo era il piano superiore, sempre di quelli che abbiamo ucciso col fucile di precisione. Sì, esatto. Da qui non si vedevano altri piani, ma... A giudicare da quanto era grande il grattacielo, ho per scontato che ci fossero anche altri piani. Ah, qui c'è una levetta. No. E questo come lo passo? Saltando. Addio. Ogni volta sarà un salvataggio, voi lo sapete, vero? Basta che io lo so e voi lo sapete. Bastardi, bastardi. Me lo dovevo immaginare. Me lo dovevo immaginare. Ok. Siamo sempre pronti adesso che arrivi qualcun altro. Ci ho rischiato tantissimo. E tutta la strategia del conservare bullet time è andata a farsi friggere. Ok, siamo in un angolo sicuro? Diciamo. Salvo. Adesso lì ci sta un'altra volta nascosto un antidolorifico. 4. Ok. Ora. Dove sta il bastardo che ci vuole colpire? Oppure non useranno lo stesso giochetto due volte, perché sono bastardi consapevoli di essere bastardi, per cui organizzeranno qualcos'altro, tipo qualcuno che esce qua dall'ascensore. Ah, eccolo, uno ci sta, due ce ne stanno. Ok. Venite di qua? Ok. Andata. Gli hanno aperto una qualche porta, immagino. No, qui dove sono venuto io. Da dove diavolo sono arrivati loro, quindi? Da questo ascensore, forse? Sì. Mona. Ti vedo in forma. Max, dobbiamo smettere di incontrarci così. Il giorno in cui un poliziotto
poliziotto riuscirà a fermarmi nei vicherà l'inferno. Signorina Sachs, faccia il suo lavoro. Rilassati, Max. Sei un bravo ragazzo. E io non sparo ai bravi ragazzi. Anche tu non sei male. Era diverso quando Horn voleva morto Pulcinello per fermare i suoi legami con la mafia. Meritava di morire. Lo stesso vale per lei. È lei il cattivo di turno. Sua sorella stava sussurrando in mio favore. Conoscevo intimamente l'appetito dei fantasmi, sempre pronti a chiedere vendetta. Max! No! Un colpo la centrò e lei cadde come a rallentatore. Era una brava ragazza, non una fredda assassina. E adesso era stata freddata. Come i fanatici religiosi o i samurai fedeli, l'esercito privato di Horn era pronto a ricevermi. Ok, considerando che non potevo salvare, è andata fin troppo bene e ora salvo. Come siete fatti? Avete disattivato? No! Dove diavolo? Vabbè, forse c'era tipo un ascensore per voi sempre pronto. Quando l'ascensore tornò giù, Mona non c'era più. C'era un sacco di sangue, ma nessun corpo. Qualcosa scattò per l'ultima volta. La mia mente non era mai stata così sgombra, come se nel cielo le nuvole temporalesche fossero scomparse e stelle fredde splendessero nella nera oscurità. No. No, 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 negativissimo. Ok, continuiamo a salvare nella direzione sbagliata, sto guardando. Ok, il fatto che non posso guardare neanche più in alto di così. Ok, che bastardi. Continuano a fare bastardate incredibili. Ci fermiamo su una porta invisibile, immagino. Ok. Ok, mi stavano sopra. Questo mi dovrebbe aver dato un minimo di fiato. Possono scendere in qualche modo? Forse no. Qualcuno è atterrato. Sayonara, baby. Bene. Ora, qualcuno magari degli antidolorifici? Ne ho abbastanza, stranamente. Stranamente non mi avete neanche colpito una volta? Qui gatta ci cova. Qualcosa deve essere successo. Comunque la sconterò più avanti. Nessuno anche qui? Che porta si è aperta e che porta si è richiusa? Beh, qui un bel po' di comandi ci stanno. Abbiamo preso... Ah, lì c'è un bottone enorme con scritto autodistruzione per caso? No, perché la premerei. Ma... No. Beh, ero così coinvolto nella mia vendetta che in fondo... L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. Da... No, non è questa la soluzione. La soluzione in realtà è correre là dentro e fare il devasto. Proviamo. Chiaramente silenziosissimo e religioso. Concentrazione. Silenziosissima e religiosa concentrazione. Sì, dunque, questo gioco non solo, come avete ormai notato, è di una difficoltà immane, ma cercare anche di parlare sopra a queste scene rende il tutto ancora più complicato.
Ok, spero non ci siano altri laser strani. Ok, ora stiamo andando al computer centrale. Oppure no. Scusate, io ho salvato che stavo qua dentro. Sono andato lungo. Salve. Sì, queste parti sono interessanti da giocare, lo ammetto proprio. L'elicottero senza insegne era il guardiano ideale di Horn. Freddo e infallibile. Mi stava cercando. Oddio, da dietro pure, ma dai! Ok. Qualcun altro vuole divertirsi a giocare? Sì, la risposta è chiaramente sì. Antidolorifici per caso? Ma neanche per sogno? Posso sfondare i computer centrali? Tutti i sistemi di sicurezza erano stati disattivati. Ho sbloccato qualcosa. Sì, direi che ho mandato avanti la trama praticamente distruggendo il computer centrale, che era il mio obiettivo in effetti, ma ormai io muoio e neanche ci do peso, scusate, ma come si suol dire, ci ho fatto l'abitudine. Allora, prima di distruggere i computer, vediamo se abbiamo modo di trovare qualcosa di utile. E poi cerchiamo di distruggerli da una posizione, non so, maggiormente difendibile, forse. Ci hanno sparato anche dall'alto, credo. Ma ad ogni modo. Adesso dovrei ricaricare. Ok, non tutti i computer erano stati distrutti, ma... Cosa non è sul lampadario? Cosa non ho distrutto? Era fighissimo stare sul lampadario. Tutti i sistemi di sicurezza erano stati disattivati. Risolti tutti i problemi. L'ascensore mi avrebbe portato dritto fino in cima. Sì, ok. Peccato che devo ripassare per l'elicottero, se non sbaglio. A meno che abbia deciso, non so, di andarsene a fare una pausa caffè. Ma voi dove stavate prima? Ah! Ok. Ma io sto puntando alla tua testa, in teoria, no? Più di così, cosa devo fare? Sparo più in alto? No. Ah, grazie. Ho dovuto soltanto utilizzare un fucile di precisione per spararti da, 20 metri. Ridicolo. E devo prendere l'altro ascensore che mi hai portato tu, immagino. Oh, antidolorifici, grazie. Ne prenderò uno. Tanto adesso ci sparerà qualcosa di orribile di nuovo. Quindi vediamo un po' che succede. Sento l'elicottero in realtà. Vista da quest'altezza la notte sembrava slanciarsi verso l'eternità. Un pizzico di disperazione si era giunto alla tempesta, come se sapesse che la fine non era lontana. E ancora chiaramente ci stava la bufera di neve. Nascondiamoci dietro le colonne, salviamo.
e... qualcun altro? No. Risalviamo. Niente qua. Ho un'ansia improbabile. Ok. Figurarsi se non stavano là dietro belli appizzati. Ho decisamente pochi colpi. E ho fatto una cazzata. Mi sta inseguendo ancora quell'altro? O sono morti? Neanche me lo ricordo più quanti ne ho ammazzati. Va bene. Abbiamo finito... Eh sì. Potremmo utilizzare il doppio Ingram al momento, anche se... Non lo sento un'arma abbastanza affidabile. Lì è un altro ascensore. Il computer personale di Horn era acceso. Vicino alla stampante c'era una risma di carta di ottima fattura. Se avessi guardato nel computer di Horn, probabilmente avrei trovato piani criminali sconosciuti, strategie per il dominio globale, rapporti di satelliti spia, registrazioni video illegali, pornografia via internet. La scelta era ampia, ma ormai non mi importava più. Ciò che avevo visto mi bastava e avanzava. E questo pure l'abbiamo distrutto. Immagino avesse un backup in realtà, quindi non so tutto questo a cosa potesse portare, ma immagino che dobbiamo continuare a salire. Dolore e sofferenza, signori, credo sia l'ultimo capitolo. La Valchiria doveva essere una vergine alata pronta a portarti nel paradiso dei guerrieri, ma si era rivelata una corsa di sola andata per l'inferno. Il diavolo lavorava nel campo della droga, lo sapevo per certo, lo avevo incontrato e adesso ero pronto a ucciderlo. La regina degli inferi aveva cercato di avvicinarsi al cielo grazie ai soldi della droga. Nessuna richiesta, nessun tentativo di corruzione, lo sapeva bene. L'onore dei sicari erano pronti a morire. Entrambi sapevamo come sarebbe finita, con dolore e sofferenza. Tutto questo perché sua moglie aveva ficcato il naso in cose che non la riguardavano. I poliziotti erano venuti a prendermi. Potevo sentire le sirene, il loro urlo era crescendo. È ridicolo che lei sia riuscita ad arrivare fino a qui. Non sarà più vivo quando arriverà. E ora lei sarà il guerriero più forte del mondo. No, ok. Ha soltanto una schiera di guerrieri molto più forti di lei. Salvare. Bombe. Ho sparato tutti i colpi che avevo su vetro antiproiettili. È antiproiettili, vero? Io sparo senza vedere. Mamma mia. Qui... chiaramente sarebbe convenuto ricaricare, no? È tutto inutile. Una perdita di tempo. La morte di sua moglie e di sua figlia era necessaria, inevitabile. L'elicottero. Ma è tardi. Un po' più. Niente. Ho sbagliato tasto e questo vuol dire che morirò. Perché si è ricaricato? Vi giuro che non ho fatto niente del genere io. Ok. Ok. Risalviamo adesso appena possibile. Salviamo. Ora sta per arrivare l'elicottero. È tutto inutile. Una perdita di... ci possiamo nascondere dietro la statua forse. Penso che non ci sia altra. La porta era chiusa. Proverò a nascondermi.
Ah, mi è bastato sparare là per far scendere. Va bene, ho sprecato un po' di colpi per capirlo, ma l'importante... Sta combattendo una battaglia persa. Non sopravviverà. Ho salvato mentre venivano loro, no. Smetta di combattere. Presto morirà. Smetta di combattere e accetta il suo destino. Oggi. Ok, avevo salvato proprio nel momento peggiore. C'è avuto un 4-5 morti. Ma istant dente, proprio cioè che ricaricavo e morivo istantaneamente. È brutto i salvataggi rapidi, ma normalmente farei molti più salvataggi con nome. E al momento nella serie svariati li ho fatti. Alcuni li avete visti, molti altri li ho nascosti, diciamo, con l'editing. Ma visto che è già una serie dove devo applicare una quantità di editing che non avete idea. Ah, va bene. Cerco di evitare di utilizzare troppo editing oltre a quello che già pare evidente. Lo sapevo, a sto giro lo sapevo. Scala? Possiamo salire la scala? No. C'è qualche segreto qui? Possiamo uscire? Il che è bello da un certo punto di vista. Ah, possiamo passare da là fuori, ho capito. Fammi vedere se in questo ascensore ci potiamo fare nulla. No, però abbiamo preso un antidolorifico che ci spariamo immediatamente. Ora, abbiamo una ringhiera da raggiungere. Con questo vento penso sarebbe una delle cose più paurose. No, no, ma che veramente? Aiuto, 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 aiuto. Siamo stati piuttosto fortunati che non ci abbiamo mai colpito. Sembra molto improbabile, essere onesti. Max Payne, affronti la verità. Sta combattendo contro forze schiaccianti. È come se avessi già perso. Sono una volta. Ma che diavolo? Sorella. Senza neanche, non so, presentarsi. Arrivano e sparano. No, lo stavo per fare io, lo stavo per fare io. Avevo il copyright su quell'idea. Ma dove diavolo mi stanno sparando? Nah, non ci credo. Non deve ricaricare mai? Fammi capire. No, deve ricaricare. Sono stato lento io. Ok. Ma ti batte che devo aspettare che un Uzi infinito continui a ricaricare e sparare? No, 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 no. Non penso di averli uccisi, no? Punto. No! No, no, non potete ancora venire, non potete ancora venire. Inizia a essere stancante. Ok. Ok, lì è ancora pieno di gente. Qualcuno ci stava raggiungendo qui? Sono in due. Nah. Allora, mettiamola così. I metodi tradizionali non stanno funzionando. Il che mi lascia un po' perplesso. Errore, errore. Grosso errore. Venite voi da me, magari... Semplicemente sparo senza fermarmi, questa è diventata la tecnica. Oh! Ne ho visti solamente due. Max Payne nel salone centrale, ho sentito. Che vuol dire che qualcun altro mi sta... Per sparare sulla schiena. Ecco il terzo.
Max Payne nel seno centrale, dove ci sono questi due a sinistra. Posso fare un tiro di rimbalzo? È un po' rischioso. Bene. Ben vista a spararmi nella schiena. Io penso che questo gioco lo dovresti giocare tipo tutto così per giocarlo a difficoltà più alte di quella a cui sto già giocando adesso. Perché altrimenti non saprei davvero come sia possibile. Cioè, o lo conosci a memoria, e quindi chiaramente spari in direzione che tu non conosci minimamente, oppure davvero non ho idea di come si faccia. Bah, è un mistero. Cosa vuol dire che è inarrestabile? Siete superiori in tutti i sensi. Siete meglio addestrati, meglio equipaggiati e inoltre siete 20 contro 1. Sono più di 20. Sono decisamente più di 20. Questo è uno dei grossi problemi che sto incontrando. No, non ci credo. Geronimo! La mia vita è decisamente allo stremo. Quante altre milioni di persone ci stanno qua che mi vogliono sparare? E dove stavamo prima? No. O sì? No, in realtà credo di sì. Solo che qui era bloccato. Ok, avrei sperato di trovare delle cure. Qui chi c'è? No, nessuno. Più morti che vivi. Ormai è la prassi. Guarda che infame. Beh, ah, oddio, pensavo fosse una bomba. Era il caricatore. Buono, Max, buono. Colpa mia. Vieni qua, giù. Sei riuscito a spostarti scendendo, bravo. Quasi finito i colpi. Questo è un altro grosso problema. In realtà, come stiamo a colpi del comando? Ci siamo ricaricati. Bene. Sono quasi morto, quindi... Ah, e sento le eliche del... dell'elicottero. Qualcun altro di là? Immagino qui sopra ci avremo qualche altra sorpresa. No. Strano, però questo sembra una stanza da boss. Decisamente sembra una stanza da boss. Cosa posso fare? Posso sedere... sto premendo, giuro che sto premendo. Ah, c'era un bottone segreto. Devo uscire a qualcuno adesso. Non è uscito nessuno. Bene, non era un allarme silenzioso. Eccola la cara amica. No! Non sono morto? In questo caso posso dire che non sono d'accordo. Cioè, sarei dovuto decisamente morire. E lei pure sarebbe dovuta morire adesso, però. Ricevuto, cerco di atterrare. Non sarà una passeggiata. Che diavolo? Che stanno facendo? Io sicuramente so di dover salvare. Qui era chiuso? Che vuol dire che devo sparare a questi cosi? No! Non è servito una mazza! Ok, penso che se prende l'elicottero abbiamo perso, vero?
Bene, sicuramente non era da danneggiare quelli. Quindi non so perché ci hanno fatto vedere la scena in cui si danneggiavano, ma... io sono morto! Questa è un'altra cosa abbastanza chiara. Cosa devo sparare affinché si aprano le porte? Che la domanda in realtà è diventata questa, credo. Posso andare qua? Ah! Quindi succedeva qualcosa se lo rompevo. È a bordo, dobbiamo decollare non appena il vento cala un attimo. Non mi piace quella maledetta antenna. No, mi hanno bombardato così. Infami. Allora, sapete che vi dico? Mi preparo questo, che mi sembra più idoneo. Può decollare non appena il vento cala un attimo. Non mi piace quella maledetta antenna. No, 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 no. Decollo previsto fra un minuto. Nessuno di vivo? Nessuno di vivo? Salviamo? Perché decollo previsto fra un minuto? Non ha senso. Decollo fra 45 secondi. Non ha senso. E... ah, posso spararti così, dici? No! Nemmeno. Davvero non lo capisco. Ah, forse devo prendere il cecchino, dato che la scena era da cecchino. Decollo fra 45 secondi. No, assolutamente no. Secondi al decollo. No, penso di non poter fare nulla per evitare il decollo. Non posso fare nulla. Ok, pronto a decollare in 5 secondi. Ah, 4, 3, questo dovevo fare. 2, 1. Game over. Ho capito. Dovevo essere più rapido. Cioè, dovevo sparare col fucile di precisione. È l'unica arma che me lo fa sparare. Immagino sia un game over questo se lei scappa. Avevo immaginato bene. Va bene, più o meno però abbiamo chiaro cosa dobbiamo fare. Usare il fucile di precisione attraverso i fori. Pensavo che per qualche motivo ci fosse un piano... Fra 45 secondi. Dai, cosa sta succedendo? Prima l'ho fatto. Al decollo. E non so davvero che altro devo fare. Non so, forse ci rimane soltanto da sparare alla torre? Ah, era così, dovevo soltanto sparare alla torre. E che, ci ho messo 20 anni a capirlo. Finalmente vendetta.
Erano tutti morti. L'ultimo colpo fu come il punto esclamativo a chiusura di tutto quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. E allora, tutto ebbe fine. La tempesta sembrava aver perso forza, le nubi lasciavano intravedere le stelle. Max Payne, qui il vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. L'edificio è circondato, getta le armi e sdraiati con le mani dietro la schiena. Era come essere un po' più vicini al paradiso. Le voci dei poliziotti erano distanti e mute. Fermo! Polizia di New York! Non muoverti! L'ira funesta dei miei fantasmi mi aveva abbandonato. Sotto di me New York scintillava come diamanti su velluto nero. Hai fatto fare un bel po' di straordinario. Portalo alla centrale. Hai sentito gli ordini? C'era Wooden in mezzo alla folla che stava dietro al cordone. Non sarebbe finita fino a quando lui non avrebbe detto basta, ma avrebbe detto le parole giuste. Ero certo, era meglio per lui. Wooden sorrise soddisfatto. Era un sorriso di vittoria. E lo condividevamo entrambi. Ancora più impegnative, non ci penso proprio, grazie. Ah. Volevo davvero portare Max Payne, ma me lo ricordavo difficile, non così difficile. È stato molto impegnativo e beh, ho già editato i primi 7 episodi. Quindi già so anche che a livello di editing è abbastanza pesante. Non so voi quanto lo potrete vedere, anche perché molte cose le faccio che non si dovrebbero vedere. Alcune, tipo alcune scene tagliate con delle transizioni evidenti, le vedrete. Molte altre in realtà sono transizioni invisibili, cosiddette, perché sono fatte abbastanza bene. Un sacco di cose non le vedete, ma ci sono, perché non nascondo il fatto che ci siano molte morti nascoste, molte parti frustranti che ho già dovuto togliere dal primo episodio, rendetevi conto che erano anche molto più semplici, perché il gioco è di una difficoltà paurosa. Poi adesso, venendo tutti rammolliti da questi giochetti molto semplici che escono in questi anni, tornare indietro è una bella botta. Poi dite perché sul canale spesso porto giochi, che ne so, al massimo della difficoltà? Ma perché le difficoltà di oggi, ragazzi, è inutile nascondercelo, fanno abbastanza ridere. Le difficoltà di un tempo, e non certo del 2001 come Max Payne, ma andando ancora più indietro, erano allucinanti. E ti facevano davvero impegnare, si creavano quei fenomeni, che ne so, del salvare ogni istante e ricaricare, per esempio, se si veniva colpiti anche solo una volta. Uno cercava di fare le perfect run perché altrimenti era quasi impossibile. C'erano tutta una serie di dinamiche che molte persone adesso, anche la maggior parte delle persone che seguono il gaming adesso su YouTube, non hanno mai visto. Perché la maggior parte delle persone che adesso segue il gaming è nata dopo il 2000. E adesso non è che io sia particolarmente vecchio, nel senso, quasi 30 anni, 29 anni e qualcosa. Ma la distanza, che magari non è anagrafica di così tanti anni, a livello tecnologico e videoludico è come se fossimo veramente 3-4 generazioni di distanza. È una cosa incredibile. E questo sconvolge anche la percezione che si ha dei giochi. Adesso non so quanti fra di voi che stanno adesso guardando e ascoltandomi addirittura nei credits di questa serie siano anche, per esempio, che ne so, minorenni. Perché anche soltanto da spettatore guardarsi un gioco così vecchio adesso è una cosa rara. In pochi fra di voi saranno minorenni, e quelli che mi staranno guardando adesso saranno per lo più nostalgici, che magari al tempo come me hanno giocato loro stessi Max Payne. Ma non sarà l'unico gioco antico che porterò sul canale, ne porterò altri. Sebbene non sia una scelta popolare, ne so bene, ma ormai ho un'altra politica per il canale, non sto più tentando davvero di far incrementare chissà in quale modo gli iscritti. È una cosa più rilassata, mettiamola così.
E quindi, beh, porterò semplicemente i giochi che voglio avere sul mio canale e di cui essere orgoglioso. Detto questo, è stato un onore giocare questa serie con voi, Max Payne, e ci vedremo in un prossimo video. A presto!